Taglio del nastro del campo di addestramento per unità cinofile per la ricerca in superficie. Alla Cittadella dell'Emergenza, il primo di questo genere che viene realizzato nel comprensorio dell'Alta Valle del Tevere. L'iniziativa è del gruppo comunale di protezione civile di Città di Castello, capofila di un originale progetto che coinvolge associazioni e gruppi della vallata, grazie all'apporto del comune di Fernate. All'evento hanno partecipato autorità civili e militari. Un'occasione bellissima per la nostra associazione in quanto finalmente riusciamo a inaugurare il nostro campo da addestramento per le unità cinofile da ricerca per dispersi in superficie. Ciò vuol dire che in pratica oggi l'Alta Valle del Tevere ha una nuova struttura che può utilizzare nel modo migliore, qualsiasi associazione di volontariato di protezione civile la potrà usare per addestrare i propri cani a trovare persone disperse. È stata un'impresa crearla e costruirla a cui dobbiamo essere grati a una quantità di persone che ci hanno aiutato e ci hanno dato una mano a realizzarla. Molte imprese private, molte imprese pubbliche, ma sicuramente il Comune di Città di Castello in primis che ha concesso l'area, che è quella che è alle mie spalle, che è un'area di protezione civile che come tale ha la caratteristica di essere assolutamente in tema, un'area destinata a cercare di aiutare gli altri e in questo caso di aiutare noi volontari ad addestrare le nostre speranze, le squadre che nel prossimo futuro si occuperanno della ricerca dispersi. Dopo il toccante momento con l'alzabandiera e l'inno di Mameli, eseguito dal maestro Fabio Battistelli, c'è stato il via libera alle spettacolari esercitazioni dei cani con i loro conduttori. I veri protagonisti della giornata sono stati proprio loro, i cani, vere e proprie star a quattro zampe del soccorso, ad esibirsi nel nuovo campo di addestramento. La dimostrazione è stata preceduta da due distinte esercitazioni di ricerca simulata di persone disperse in località Pozio, a Fontecchio e lungo le sponde del fiume Tevere. Per noi è un grande raggiungimento perché è da tanto che ambivamo a questa cosa. Siamo felici di aver intanto dato inizio a quello che piano piano diventerà un qualcosa di sempre migliore, insomma, nel tempo, con le attrezzature e tutto quanto.